Per questo, io prima ancora di quella sentenza indovinata, ho fatto un pezzo ben prima per dire come secondo me tutta questa vicenda attraverso i gradi di giudizio sarebbe andata a finire. Perché è chiaro che se si fosse adottato il criterio di com'era la giustizia sportiva allora, se si fosse adottato quell'unità di misura, la situazione di quei reati sportivi doveva portare alla Juventus praticamente, se non cancellata, retrocessa di tre categorie e a un certo numero di altri club retrocessi almeno in Serie B, perché quello era il quadro se si fosse applicata la giustizia. Siccome questo, anche per il rispetto dei 14 milioni di tifosi della Juventus e di tutto quello che muove il grande calcio in questo paese, non era possibile, perché non era pensabile di fare per anni il campionato con pizza e fichi, cioè bisogna essere realisti, realpolitik questa si chiama. Sono stati fatti dei gradi di giudizio, si è fatto un percorso che è stato di giustizia sportiva ma anche di giustizia, come dire, tra virgolette, politica. Ci sono state sentenze anche politiche che hanno portato, guarda un po', alla fine a un quadro per cui la Juventus, che causa Moggi e Giraudo era fatalmente l'epicentro dello scandalo, ha finito col pagare per un anno in Serie B. Secondo me, giustamente, e continuo a sottolinearlo, secondo me ingiustamente uno scudetto è passato di mano da una società a cui andava tolto per via del gioco delle regole del calcio, ma non andava assegnato altrove. E questo secondo me è stato qualche cosa, e secondo me questa è la cosa che oggi è ancora la cosa che più dà fastidio, secondo me, giustamente, ai tifosi della Juve. Allora, spero però adesso è finito, perché... no proprio due tre e finiamo. Vabbè, a parte che c'è un il Nino da Pomezia, Lorenzo è il Nino da Pomezia, non ti preoccupare, stai tranquillo, il Nino che si prosegue con grande scrupolo. Poi Carla parla di un attacco alla Roma, si annunciano intercettazioni di Baldini, vogliono tirare la Roma in calciopoli, che ne sapete? Io non ne so niente, sinceramente non penso. Carla, che non mettere altra carne Baldini, a fuoco. Baldini beh, non c'entra. Io penso che Baldini non c'entri niente in quanto dirigente della Roma. Baldini penso che ce l'avesse proprio con quelli della Juve, e che fosse amico di, come si chiama, dell'ex di Auricchio, che adesso è tenente colonnello. Lo ha ammesso lo stesso Auricchio di fronte al tribunale di Napoli, insomma, quindi erano diventati amici qualche mese prima. Per Palombo, ma che motivo aveva Moratti di chiamare i designatori o di farsi chiamare dai designatori? Non conta il contenuto per avere un reato sportivo, la Juve non è stata condannata per illecito sportivo. Palombo, scrive Marcus, poi a volte penso che Palombo fa finta di non capire, nessuno pensa che Moggi sia innocente, ma non è l'unico colpevole, io sono juventina e comprerò la Gazzetta il 14 aprile, no, compra al 15, perché il 14 la Gazzetta non è che può uscire già con quello che succederà il giorno dopo, quindi la deve comprare il 14 è qui. Vabbè, è vero, Ruggero Palombo è persona per bene, se lui fosse stato filintelista sarebbe diventato il direttore della Gazzetta, invece resta troppo vice direttore. Non è vero neanche questo, però vabbè, comunque quelli che sono solitari Palombo, li ringrazio comunque. Se segui il processo penale non c'è niente di rilevante, e la Juve è stata condannata per il PM Gazzetta dello Sport. Tu sai che la Gazzetta è andata, cioè praticamente si dice che Auricchio molte cose le deducesse dalla Gazzetta, Ruggero. Copiava i tabellini che erano pure scritti, abbiamo scoperto che quelli del web, tra l'altro, che c'erano pure gli errori sopra, ma veramente si fa una confusione. Fabri, ma tu io raccomanderei solo a chi segue con passione questa vicenda di farlo con spirito sereno, con spirito a distanza di diversi anni, lo facesse con spirito un po' laico e di non farsi strumentalizzare da tutto quello che ben inteso, sono il primo a sottolineare la scoperta di nuove cose che non mi piacciono, non ho nessuna difficoltà, non mi piacciono e voglio guardarci bene dentro. Certo, perché poi ma sembra... ci sono degli altri passaggi che sono chiarissimi e sui quali, insomma, alzare polvere secondo me non giova a nessuno. Senti, comunque il fatto che ci siano altre 140.000 telefonate da sentire, poi vedremo. Ma comunque ti chiede Francesco, perché questa cosa sta appassionando, io ti devo dare veramente pubblicamente dell'onestà intellettuale a Palombo. Ti spiego perché, Ruggero, no? Ti spiego perché io mi sono beccato, penso pure tu, ma una serie di mail e di SMS terribili, perché l'altro ieri
mattina, io avevo preannunciato che avremmo parlato. Sì, anche a me, una mi è arrivata anche una. A me ne è arrivata una di a me un paio di migliaia. Hai staccato. Invece non sapeva, io non sapevo, lui l'aveva detto in redazione, ma non sapevo che Ruggero alle 9 doveva andare io via. Io avevo dato la disponibilità alle 9, che alle 9 deve andare al giornale. Invece avete capito che non è che si sta sottraendo, anzi, vi sta rispondendo alla grande. Allora dice: ma se parliamo di giustizia sportiva e la Juve è stata condannata per somme di articoli 1, anche all'Inter lo vogliamo applicare un articolo 1 secondo quello che sta uscendo o no? Allora dobbiamo fare il percorso. Allora dobbiamo fare il percorso di andare a guardare dentro tutte quelle intercettazioni. Se vogliamo ricominciare da capo tutto, facciamolo. Però voglio dire che ci sono intercettazioni e intercettazioni. Ci sono per ora, io ti ripeto, poi se domani mi fate vedere delle intercettazioni sulle quali io giudico che ci sia un reato sportivo. Senti, io vi Bergamo dico che chiama Moratti e gli dice: quale arbitro vuoi tra questo e quello per la partita con la col Bologna? Bergamo, ti sembra Bergamo che chiama Moratti e gli dice quale? No, però non chiama quello del Bologna. No, aspetta, Bergamo che chiama Moratti. Sembra strano. Io l'ho letta anch'io quella di Libero. Bergamo che chiama Moratti e gli chiede: vuoi Palanca o Gabriele per questa partita? E Moratti gli risponde: fai come ti pare. Moratti ne esce da signore. Dice: fai come ti pare. Questo almeno è quello che ho letto. Mi dovete dire qual è il reato sportivo. Certo, io vorrei chiedere al signor Bergamo: scusi signor Bergamo, perché lei ha chiamato Moratti su quella linea? Mi vuole spiegare questo? Perché è lui che deve una spiegazione, non Moratti, in questo caso specifico. Poi se voi mi dite che c'è la telefonata in cui Moratti chiama. Ruggero, che ha inteso la telefonata fra Bergamo e la Fazzi? No, non ho inteso. Quella del vecchio coso? No, quella dove praticamente Bergamo gli dice: il mio cruccio è quello che l'Inter non riesca a vincere mai. Sì, mi pare di ricordare, adesso non ce l'ho sotto. Sì. Ma quella pure è un po' inquietante, insomma, perché Bergamo fa una messa in scena. Allora, io forse non riesco. Il mio pensiero sul fenomeno calcio, cioè il concetto del così fan tutti, è un concetto che fino a un certo punto io sono assolutamente pronto a sottoscrivere il fatto che secondo me il così fan tutti era una cosa abbastanza diffusa, nel senso che a livello di calcio di vertice il piagnisteo, la cosa, la lamentela è una cosa che secondo me aveva una certa diffusione. Una volta c'erano i dossier che si prova, ne è diciamo la parte dell'inchiesta che per esempio va a cadere sul poi prosciolto presidente della federazione Carraro, è un tipico esempio, no? Di ricerca di risarcimenti, di cose qua. Il così fa tutti secondo me era una cosa abbastanza diffusa, specie a livello di calcio di vertice. Il problema è dove si è spinto il così fa tutti, cioè nel momento in cui il così fa tutti si è spinto a qualcosa di diverso, e cioè a una vera e propria organizzazione secondo me che passava dai designatori e che si era saldata con quel genio del calcio che è il mio vecchio ex amico Luciano Moggi, perché avevamo dei buoni rapporti una volta, poi ci siamo ahimè persi di vista, e che comunque secondo me per quello che riguarda il mercato del calcio resta il numero uno. Su questa vicenda secondo me un po' di delirio d'onnipotenza, un po' di ruolo sempre più grande ha fatto sì che siano intervenute delle questioni che secondo me hanno sfociato clamorosamente nella fattispecie di reato sportivo. Aggiungo anche che questo in più piccolo, la stessa cosa è capitata col Milan nel caso di Meani. Secondo me di tutte quelle sentenze sportive, se c'è una cosa, ma l'ho anche scritto quindi lo posso ripetere pure a distanza di 4 anni, se c'è una cosa che io non mi sento di condividere, perché poc'anzi ho detto che le condivido in pieno, se c'è una cosa che non mi sento di condividere è stata la sentenza sportiva, poi quella di ultimo grado, secondo me troppo leggera rispetto a quello che c'era a carico del Milan, nel senso che il Milan avrebbe dovuto, come la Fiorentina, come la Lazio, restare a quel punto con la Juve in B in Serie A, ma prendere una penalizzazione molto più seria, e tutto sommato non avrebbe dovuto essere premiato con quella partecipazione alla Champions che poi si è rivelata, ma questo ha fatto piacere a tutti, sia ben chiaro, un trionfo, perché poi quella Champions, messo nella Champions dai preliminari, poi come ricorderete quella Champions grazie a Kakà
l'ha vinta ed è stata una bella cosa per tutto lo sport italiano. Comunque adesso Ruggero, è veramente finito, assolutamente, tanto guarda, assolutamente così. Per esperienza di persona che sta davanti al web e riceve la posta, chi mi odia e mi minaccia e mi insulta lo fa da 4 anni e continuerà a farlo. Sono contento che nell'arco di questi 4 anni sono riuscito a portare delle persone che avevano, a me sconosciute naturalmente, ma compagni di web, che avevano nei miei confronti una posizione simile a quelle che, a quelli che ancora oggi mi insultano e mi minacciano, le ho invece portate a ragionare con me e oggi sono degli interlocutori amabili sui quali ci troviamo delle volte d'accordo e delle volte la pensiamo diversamente. Sono, un caro saluto a tutti. Sono a ringraziarti, Ruggero. Grazie a te. Io penso che...